something wrong with sounds today that never really captured how I feel. And whatever happened to the sounds today? I think that they are lacking something real. Like them old school jams that kinda make you wanna dance. Lose yourself in music, feel so free. It's time to take your stand and turn things around. I want you to express yourself. Eccoci qui per festeggiare insieme la giornata mondiale dell'omeopatia del 2013. Anche qui a Reggio Calabria dunque si festeggia questa giornata promozionale. Se il dottor Falabella adesso ci vuole un po' descrivere il senso di questa giornata e anche l'attività della sua scuola che opera qui nel nostro territorio reggino. Grazie. Allora, grazie Giuseppe per questa opportunità che hai dato, diciamo, col tuo interessamento e con l'interessamento di tutti i colleghi della scuola AFMO e MC di Reggio Calabria. Il significato della giornata di oggi, della giornata mondiale dell'omeopatia anno 2013, è quello di sensibilizzare l'utenza, la popolazione civile a delle tematiche che hanno a che fare con la salute. Quindi la medicina omeopatica è una possibilità di cura alternativa, una possibilità di cura, diciamo, sicuramente estremamente efficace, senza effetti collaterali. E quindi all'interno di questa manifestazione che noi stiamo vivendo in questo momento, è proprio quello di portare questo messaggio insieme con tutti gli allievi che contribuiscono a che questa manifestazione possa andare nel migliore dei modi e tutte le persone possano essere informate di questa nostra iniziativa e di questo nostro interessamento, diciamo, qui a Reggio Calabria. La sua scuola è molto vivace e recentemente appunto è stata anche protagonista a Napoli dell'ultimo congresso della FIAMO, della Federazione dei Medici Omeopati d'Italia. È una iniziativa che sta in qualche modo arricchendo anche il patrimonio culturale della nostra terra e che ci fa diventare anche protagonisti attivi di un processo culturale che vuole anche determinare, credo, una svolta anche dal punto di vista della politica sociale nella sanità. Abbiamo da poco, dal febbraio 2013, attraverso, diciamo, un intervento della conferenza Stato-Regioni, è stato praticamente mandato un decreto, diciamo, legge, che sarà presto, diciamo, convertito in decreti di legge regionali, affinché in ogni praticamente regione dello Stato italiano sia riconosciuto il significato delle medicine complementari, in particolare la medicina all'agopuntura, la medicina tradizionale cinese, la medicina omeopatica e la fitoterapia. Quindi all'interno di questo discorso, anche qui a Reggio Calabria, diciamo, con i nostri 19 neo dottori formati in medicina omeopatica, potranno adire, diciamo, e noi, diciamo, avvieremo questo discorso presso l'ordine di riconoscimento di questa, che possiamo già cominciare a dire tra noi, una specializzazione in medicina alternativa. Quindi io spero che questa manifestazione, anche di questa mattina, così ben organizzata e così ben sviluppata da tutti i nostri allievi, possa contribuire a far sì che l'opinione pubblica e soprattutto, diciamo, la parte istituzionale dell'opinione pubblica recepisca la necessità ben presto di sensibilizzarsi su queste tematiche e di aderire anche in Regione Calabria al riconoscimento delle medicine alternative. There is something wrong with sounds today that never really captured how I feel. And whatever happened to the sounds today, I think that they are lacking something real. Like them old school jams that kinda make you wanna dance. Lose yourself in music, feel so free. It's time to take your stand and turn things around. I want you to express yourself through music. And don't hide it, and just sing it. Let's get it together.